salsa cos'è? La salsa, ballo, la salsa. Ma non è il tubo. La salsa. Ma sai che lui è. No, ma lui è scemi di rapa, mangia orchernica, cazzo, cioè, non ce l'hanno neanche il sugo a Puglia. Non c'ha lo sugo. No, sugo? Wad è venuto su che non c'ha il sugo. Ah, ok. Mica perché non c'è la lavoro. E poi te con il sugo, 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 sugo. Anche cacche vacca. Puttana, che cosa ci stai dicendo? M. Io di puttana. Ho detto M. Ma perché? M. Felice le gremme. Della M. Ciao, raga. E anche oggi andiamo a trattare uno di quelli che ci odia. Flipper. E quindi possiamo parlarne a cuor leggero. Ma tanto si odia. Magari è recuperabile il rapporto, capisci? Magari non ci fila e basta. Non ci fila. Che cazzo è la pischelletta? Sono che diventato di 90. Fila. Infatti, Madman, salsa, produzione PK e ombra. Andiamo a vedere. M! Piedi. Già mi piace il video. Adesso lui travestito e non mi piace più. Schifo il piede maschile. Flauto, flauti. Magalli, tipo di francia, tipo in piedi, tu di tipo panza, bradipo panza, bradipo panza, poi 18 sgasa, ma brava, matto, alzare le siringhe che mi fa, ah, sai cos'è, come Robocop 3. Bello il drop, raga, molto bello. La salsa? C'ho la salsa, parate. Ah. Ehi. Metto più fumo fume. Sì. Devo tornare più serio. Okay. Mi sono ricordato che il pezzo l'ho sentito nel disco. Però c'è ancora Satani, mi attacco l'attacco di panico. Ma cos'è David Man che si drogano? Tremetti di nervi. Speriamo, va. Che stronzata però ste cose. Vedi. Dici quindi David. Speriamo che sia David Man, però se non c'è il massacro alla fine è solo una puttanata. Apro la bocca perché lui sta sangue. Perché c'è il sangue sul tutto? Ho l'Alzheimer! Non mi ricordo le rhyme! Ehi! Sta piovendo sangue. Perché? Ah, è salsa! Ho capito. Ehi, finito? Credo che abbia detto peggio della Salvadese, non sbaglio. Sì! Che troia, che merda! Posso torcarti sulla faccia. Bravo. Lui va allora. Però dai, attoroni, allora. Dai. Attoroni. Ascolta un attimo, Torianzo. Poi da parlo io. E sappi che non sarà molto fine. Il pezzo è bello, vaffanculo. Parliamo del video. È bello il pezzo. Il pezzo l'ho sentito due volte e pensa che non me lo ricordavo da quanto mi è passato anonimo la prima volta. Anonimo. E anonimo la seconda volta. Cioè, non possiamo dire che è un pezzo bello se non mi rimane, giusto? Allora, questa è una parere personale. Madman non ce l'avere con me, sai che io dico le cose come le penso. Io poi non ho cultura musicale, non sono una persona che proprio non capisce un cazzo di musica, di pop, neanche di trap, nuova scuola, non ne capisco un cazzo. Quindi cazzo, prendetela niente, con le pinze. Il mio parere personale è che questa canzone non mi ha lasciato una minchia. Ma lui lo dice, non è né conscious né trap. Fermo, è una cosa personale, non ho detto che è la verità assoluta. Ho detto che a me questa roba mi fa cacare la minchia. No, hai detto che era bello il pezzo però. Orecchiabile, però non me ne ero accorto che l'avevo già sentito. Questo è il problema. Anch'io me lo sono ricordato dopo. Hai capito? Hai capito? Però ascolta. Livello tecnico del beat, della rappata. No, vabbè, allora. C'è di un cazzo. Bravo. Lui è forte. Mi piace tanto come rap. Non mi piace come rap. Cosa hai detto? È forte. Non lo so. È contrastante la situazione. Lui è forte. Io ci devo vivere tutti i giorni con sto bipolare da un secondo all'altro. PK e ombra spaccano i culi. La produzione bella. Mi è piaciuto tanto. Il video. Il video adesso, ci parlo io. Il video se parla della musica. Mica c'ho anche da dire dal video io poi. Mi dice così la situazione. Insomma, se ti piace sta roba. Vabbè, non lo puoi risolvere. Se ti piace sta roba, ascoltatela. No. Se ti piace sta roba. Vabbè, non parliamo di M è bravo. No, parliamo di M. Ha fatto musica. È bella la musica. No, parliamo del video. È bella la musica. No. Bella, anche il drop ti è piaciuto. L'hai detto prima. È andato al rewind. Minutaggio dove Fada dice bello il adesso drop. Lo ascolto tra tre settimane. Se non me 33 settimane. Tra tre settimane non me la... Il video. Perché il video non mi è piaciuto? O meglio, perché il video è una munnezza? Perché c'era la canzone sotto. No, coglione. Perché? Poteva sembrare, intanto hanno ripreso il coso della droga di Robocop 3. Bella la citazione. Quindi vai al concerto di Emmer e ti droghi. Però a una certa diventano vampiri. Quindi ho detto ok, sarà una citazione a Devilman. Alla fine c'è la scena famosa dell'orgia coi demoni, del massacro. Quindi figo, riprendi anche. No,
c'erano solo le classiche due tipe che devi fare il bacio lesbo, perché quando non sai che cazzo di metterci nel video il bacio lesbo avete rotto il cazzo. Se non avete fantasia non fate videomaker, fate le riprese, fate il montaggio e fate fare la regia a qualcun altro, per favore, vi prego. Quindi Mauro Russo è uno dei più amici. Mauro Russo secondo me uno dei più forti, sei come MJ, sei come uno dei più forti videomaker. Sto giro ha fatto cagare il cazzo, va bene il montaggio, va bene la fotografia, le luci, quello che vuoi. Non mi è piaciuta sta cosa gratuita e com'è? Come si dice? Fuffa. Ringraziano anche gli elettricisti, si vede che comunque... Eh sì, vedi lì tutto sangue, poi fa lì CLEFET STIMPIENT CLEFET. Ma poi piove il sangue, si mangiano il tipo e cosa hai risolto? Che c'hai, dopo mezz'ora hai ancora fame, eravate in 30 e avete mangiato uno. Devilman. Ma no, ma non era neanche Devilman, perché poi quello era uno stronzo. Perché tra di loro poi diventavano, no, sono tutti demoni per la droga. Alcuni diventavano, quindi demoni, la droga, no, erano tutti indrogati, demoniati, che bevevano il sangue. Quello non era un demone, se lo sono mangiato. Il bacio lesbo mi è stato sui coglioni, perché è stato proprio una cosa gratuita. Come mi è stato sui coglioni il bacio lesbo nel video di Vegas Jones. Marika Import Carni, possiamo contattare Adolfo Dantes, Marika Import Carni. Ma vuol dire che hanno, perché è quella che ha dato il sangue per... Vabbè, hanno preso un sangue vero, no? Eh sì, sono vampiri. Possiamo finirla qua sta pagliacciata, secondo me. Sta pagliacciata di reaction, mica che poi estrapolano. Io non voglio che poi pensi ci hai abituato bene, adesso ogni minima. Non possiamo leccarti il culo, cioè dobbiamo spaccare il capello in quattro. Ma puoi leccare il culo perché, soprattutto? Per dire, perché lo fanno tutti. Esattamente, io ci sono. Ho capito. Sei andato da Sto? Che ti farà una bella intervista. L'intervista ti farà... ma la domanda mia è come puoi essere così bravo? Oh, ma come fai un pezzo in freestyle? Sai, io sono un tuo grandissimo fan. La domanda è, io sono un tuo grandissimo fan. Fai come ciao!